studiato grafica e comunicazione all'Istituto Tecnico Gadda, Carlo Emilio Gadda. Finite le superiori, diciamo che ero abbastanza convinta, nel senso che sapevo che volevo continuare a studiare. Sulla scelta poi sono stata un po' guidata da un portale di orientamento che ci avevano consigliato e in realtà ho visto diverse università, ma mi sono innamorata della IULM perché avevano un corso che era proprio improntato sulla comunicazione, dava la possibilità di approfondire tanti media diversi, quindi come la radio, il teatro, il cinema, quindi era un bel programma di studio, no? Quindi ho fatto il test, mi è andata bene, mi hanno presa e ho iniziato lì, insomma. Io avevo le idee abbastanza chiare nella professione che volevo scegliere, cioè io sapevo già che volevo fare creatività, io sono una persona molto creativa e sapevo che volevo fare tanti progetti, ma proprio in pratica. E questa cosa purtroppo alla IULM mi è venuta a mancare, perché era molto teorico, quindi da quel punto di vista molto interessante, però non facevamo laboratori che mi davano la possibilità di mettere in pratica quello che stavo imparando. Per cui, parlando con un mio ex compagno di classe, lui aveva scelto questa accademia di comunicazione a Milano, che all'opposto della IULM era solo pratica, quindi solo materie con progetti, solo laboratori. Mi ha parlato un po' di questo posto e a gennaio, quindi dopo aver dato un esame, mi sono spostata e ho cambiato università, passando da un'università a un'accademia. Mentre in un'università hai la possibilità di ovviamente raggiungere la laurea, in questa accademia che ho scelto io questa possibilità era un po' preclusa, nel senso che alla fine del percorso avrei ottenuto un diploma equipollente alla laurea, però che non si può definire laurea. Inizialmente è stato un po' difficile convincermi, perché passare da un'università grande, conosciuta, che mi dava la possibilità di essere laureata, a un'accademia piccolina, che era un po' un salto nel vuoto. È stato un po' un fidarmi ciecamente delle mie sensazioni, diciamo, e della raccomandazione di questo mio compagno di classe. Però, cioè, alla fine era la cosa giusta, perché adesso che sono alla fine del percorso triennale, io sento di saper fare, cioè, quello che cercavo io, cioè pratica, progetti, mettermi in gioco, io l'ho trovato. Quindi anche se ho cambiato così radicalmente, è stata la scelta giusta per me. Innanzitutto è una scuola privata, quindi ha dei costi non indifferenti, nel senso che 3 anni costavano dai 6.000 ai 14.000 all'anno, dipende ovviamente dalla fascia di reddito, e come formazione io penso che sia molto molto tosta, ti richiede costantemente di lavorare. In accademia veramente ogni materia è solo pratica, quindi l'unico metro di misura che hanno i docenti per giudicare sono i progetti, non tanto gli esami con i libri e non so, per esempio gli esami orali. Quindi è proprio un percorso in cui ogni giorno, finite le lezioni, torni a casa e fai progetti e lavori, 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 progetti di ogni tipo. Tutti i docenti sono professionisti come primo lavoro e insegnanti come secondo. I pro è che hai proprio una visione molto realistica di quello che poi sarà il mondo del lavoro. Sono tutte persone molto sul pezzo, che sanno veramente cos'è lavorare oggi nel settore in cui tu poi andrai a lavorare. I contro è che essendo professionisti, ovviamente sei tu studente che devi adattarti alle loro disponibilità, quindi se loro hanno l'orario di ufficio, le lezioni magari sono ad orari anche tarda sera o anche io ne ho avute alcune che erano dalle 7 di sera alle 9, quindi anche lì bisogna veramente crederci, cioè deve essere proprio il tuo. Dopo il titolo di Art Director a livello di diploma, quindi dopo accademia, in realtà è molto personale, molto soggettivo, nel senso che c'è chi continua a studiare e c'è chi invece si butta nel mondo del lavoro. Per quello che ho visto io, sono molti di più quelli che vanno subito a lavorare di quelli che continuano a studiare, perché a meno che non è proprio una passione lo studio, non senti la necessità di continuare a studiare perché veramente dopo questi 3 anni sei pronto a lavorare. La scuola, fortunatamente, sono molto attenti al
l'aiutare i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro. Ti seguono tantissimo, mandano il tuo portfolio, che è la raccolta di tutti i tuoi lavori, e il curriculum a tantissime agenzie, quindi fai tanti tanti colloqui. Alla fine del percorso sono previsti 4 mesi di stage in agenzia e tendenzialmente se ti trovi bene e se loro si trovano bene con te, poi vieni assunto, quindi anche lì sei subito al lavoro dopo scuola, tendenzialmente non ci sono mesi vuoti ad aspettare, a cercare. L'Accademia di Comunicazione è appunto a Milano e richiede frequenza obbligatoria, quindi non è come magari altre università che danno la possibilità di fare lo streaming o di non frequentare. Nella mia scuola c'è anche marketing e copywriting, che fa sempre parte della pubblicità, però è scrittura creativa. Il mio invece è proprio le idee e le immagini, quindi trasmettere tramite le immagini la tua idea a livello pubblicitario, ovviamente. A chi lo consiglio, appunto, una persona estremamente creativa, a chi ha voglia davvero di mettersi in gioco e di fare, cioè di mettere le mani in pasta. Io ero irrequieta quando studiavo sui libri, cioè io volevo fare le cose, vedere i miei progetti, le mie idee realizzati. Quindi se anche voi siete come me che volete fare, 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 allora è la scuola perfetta. Allora, a 30 anni personalmente io mi vedo non in Italia, cioè da qualche parte in giro, perché vorrei tanto vedere diverse realtà lavorative, diversi modi di approcciare il lavoro e quindi diciamo che mi vedo in giro, non so ancora dove, ma da qualche parte sarò.